vi ho chiamato presso l'arca di San Donato in questo primo giorno in cui è consentito adunare il popolo di Dio per celebrare insieme la messa, dopo quasi 3 mesi in cui abbiamo dato esempio di obbedienza nella ricerca del bene comune e nella prevenzione della pericolosa pandemia. Si avvia in qualche modo una nuova pagina della storia anche di questa chiesa aretina. Così l'arcivescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, Riccardo Fontana, apre la cattedrale di Arezzo ai fedeli nel primo giorno in cui le celebrazioni religiose sono consentite alla presenza del popolo. Fontana ricorda il lockdown che per la Chiesa aretina, così come in altre parti d'Italia, ha voluto dire celebrazioni in diretta TV, Facebook e YouTube, insomma, con i mezzi e i sistemi moderni per i quali è dovuta passare la fede. Siamo stati aiutati a comprendere che la fede è capolavoro di Dio e dell'uomo. È nostro compito di pastori cercare di capire, di valutare insieme il gran tesoro che ci hanno portato i social e i collegamenti e i streaming. Un'assemblea, forse impossibile a guardare in faccia, ma assolutamente ben grande. Possono limitarci il numero perfino nella chiesa cattedrale, ma la parola arriva, le immagini non si fermano. La funzione di questo 18 giugno è stata partecipata tra i presenti anche il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Fontana, nelle sue preghiere, ha poi voluto ricordare anche il piccolo Jacopo Bacis, il bimbo di appena 8 anni che ha perso la vita in un tragico incidente cadendo dal terzo piano della sua abitazione ad Arezzo. La comunità aretina è stata colpita in queste ore da una terribile disgrazia, mentre noi affidiamo il piccolo Jacopo, che è andato a volare con gli angeli, preghiamo per il suo babbo, preghiamo per la sua mamma e per quanti compagnucci della sua classe lo ricordano con affetto.